Come da tradizione nel collegio, per il ripasso in vista degli esami, gli alunni si trasformano in professori. Crispino, vada! Vada, Crispino! Si porti il libro in cattedra. O prima che fa buttare lo caccia vi fa. Io sono la sua compagna di banco, lei... Onorato di... Possiamo condividere il libro? Certamente. Pagina? 369. E non lo ripeto più. Busciantella, perché noi ci nutriamo? Perché la fonte di energia del nostro corpo è il cibo. Brava! Perché sa leggere. Basta! In classe non si fa questa confusione. Basta! A isterico. Silenzio! Non si risponde così a un sorvegliante. E non rida! Silenzio! Mi sa che ci sto prendendo molto gusto a fare il sorvegliante. Gabriele sta cercando di far valere la sua autorità. Ma a sorpresa c'è una nuova studentessa ribelle in classe. Perché il nostro organismo ha bisogno di... Signorina Petolicchio, questo non è un attimo. L'alunna Petolicchio sta mettendo alla prova il professor Crispino, memore del suo comportamento durante la lezione in gita. Siete degli scostumati! Cos'è questo baccano? Signorina Petolicchio, questo non me lo sarei mai aspettato da lei. La prof Petolicchio fa scassare, lei come alunna è fenomenale. Signorina Petolicchio, esca fuori dalla classe! Professore, come si sente? È un po' fastidioso fare lezione così? Ma se la prof Petolicchio era così da bambina, mamma, io l'ero scannata, te lo giuro. Adesso tocca ad Asia salire in cattedra. Di cosa ci parla, professoressa, oggi? Del sole. Del sole? Sì. Che bello. Sì, vedi, sta calma però. Professoressa, avrei bisogno dei piccoli sorveglianti con me, perché noi a quest'ora abbiamo mansioni precise da portare a termine. Grazie. Chiedo scusa per il disturbo. Buona continuazione. Mi raccomando. Silenzio, grazie. Allora, il sole è la stella più vicina alla Terra e da questo c'è il boom dei coronali da cui fornisce il vento solare. Anche con la signorina Busciantella, a pensarci bene, la Petolicchio ha dei conti in sospeso. Qui si fa quel che dico io. Auguri. Dai, però non ridere. Lei si vede che a casa non mangia. Zitta lei! Mi stanno a appartenermi. Vado là, io do lo schiaffo. Chi ride di solito? Chi ride? Signorina Petolicchio, credo che sia ora di finirla, no? Non dico. Non ho fatto niente. Se la luce. Il numero del sole è 10. Oh! Signorina Petolicchio, vicino ai cartelli stradali, per favore. Posso ridere, però? Il banco vicino ai cartelli stradali, no? La faccia da pagliaccio col cartello. La faccia da? Niente, prende il banco e lo metta là, per favore. Perché dice che sono pagliaccio? Non ha rispetto dei suoi alunni. Ok, fino al limite, però. Non lo so, pari... No. Lei è adulta, professoressa. Per stare lì sopra il limite si deve saper contenere, sa? Visto che sono adulta... Non bisogna andare mai oltre. Visto che sono adulta... Per stare seduti là, faccia da pagliaccio non si dice ai propri alunni. Vabbè. La Petolicchio come alunna non si sopporta. Lei faceva le stesse cose che facevo io, ma io comunque me lo meritavo. La mia lezione può finire qua perché sono estremamente stufa. Arrivederci!